Sai che io ho incontrato i cinghiali quando sono andata in parco, lo sapevi? Davvero? Sì, sono andata in parco così, no? E c'erano i cinghiali, e dopo noi, però stavano come cuccioli. Con i cuccioli, allora siamo andati via perché magari li spaventavamo, però io non ci ho avuto mica paura. Perché te sei impavido? Ah sì, io sono impavido, non ho paura di cinghiali, poi loro non è che ti fanno niente, solo se li minacci. E tu come li minacci? Io non li minaccio, io sono buono. Quanto sei scapiato? Sei un po'... Sì, adesso sono scappato e devo ancora fare il bagno, poi dopo mi sistemo. Allora dicevano che se tu non le minacci, loro mica fanno niente. Tipo se c'hanno i cuccioli, allora dopo si li difendono un po'. Poi se tu ti avvicini col fucile, a magliottino col fucile, perché vuol dire che sei cattivo. Se sei cattivo, non devi essere cattivo, devi... E come, che vuol dire? Che devi essere buono, no? Vero, ciao Paolo? È Vero. meglio essere buoni. Deve essere buoni che cattivi. Meglio essere buoni che cattivi. Perché? Perché la bontà premia sempre. Sei sicuro? Sì, sono sicura della bontà. Vero, ciao Paola? E che è sempre a zia Paola? Io e zia Stefania? Ah, c'è Stefania, e tu mi tolecchi e mi sterzi, ecco. Più dei cinghiali? No, più dei cinghiali no. Oh sì, forse sì, forse sì.